Action! Via. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova parte di Crash Team Racing Beta con Crash Stefano in compagnia di Cosmo Comic, che sta giocando a Papedino per essere papedo, e Crash Recet 008. Ancora wow, buongiorno. Per una volta sono stato io a presentare. Quindi oggi è il giorno di CTR Challenge Green, ovvero la sfida verde. La sfida verde? Sì. Di verde conoscevo solo i Green Day. È un videogioco di cui adesso non ricordo il nome, un attimo. Cioè, Evergreen. E l'erba. No! Ah, ecco! Ho saltato oltre la C. Ah, ecco, certo, parliamo di cose verdi e mi spunta un coccodrillo verde che cammina a due zampe. Pam pam pam. Mamma mia, sì, le cose più assurde sono nei tuoi let's play, cose. E anche un po' nei miei, però. Pensavo che dopo Pandemonium potevo essere tranquillo, che non avrei incontrato altre cagate nei miei let's play. E invece oh, no. Oh mamma mia, che schifo, le palle, oh, occhio. Le occhio palle, le palle a forma di occhio, le occhio a forma di palle. Ma questo è molto disturbante. Sì. Tantissimo. Oh. Sta procedendo tutto bene. Adesso non sapevo che. Ma dai! Davvero? Non hai seguito il mio consiglio, Paperino? I pantaloni! Te li devi sempre mettere! No, peggio! Il sederino gli è bruciato! Gli è bruciato, gli è caduto sulla lava! Devo recuperare pura! Devo recuperarla subito! Perché se non la prendo ora ok, allora, questo non sarebbe successo se si fosse messo i pantaloni extra iperprotettivi sulla lava. Costano un po' quei pantaloni, penso. Ma sono gratis su Steam. C'è la nuova Steam Collection dei siti, dei capi più fashion di fashion. Gordon Freeman. Sì. Fashion. Beh. Sì. Vendono anche i pantaloni di Gordon Freeman. Gordon Freeman. Wow. Altro che... Vabbè. Sony, devi vendere i pantaloni di Crash se vuoi vincere la competizione. Bene, ora facciamo porca coco. Vabbè, sto delirando. Stiamo forse delirando. Nella realtà non è mai l'unico che non sta delirando è Crash Recet 008 che non parla. No, scusatemi, rieccomi. Piccola interferenza. Bene. Allora Cosmo, a che punto stavi? No, stavo mi hanno spinto via! Stavo prendendo la C! Sono giusto! Sì, qui realizzo il fatto che forse tutto quello che ho detto si svolge in un universo parallelo. Gravity Rush insegna. Porca vacca, devo smetterla di citare quel gioco. Ma porca vacca, ho mancato la T, ma come cacchio ho fatto? Come? Cacchio! Sono alla fine! Ok, la R non mi può sfuggire, altrimenti impreco e bestemmio Gadius, Natom e tutti i personaggi di Clono. Anche del 2, perché io ce l'ho quel gioco. Ed è una figata, anche se preferisco Gravity Rush. Mannaia! Quindi... Okay, sono a 5 minuti e siamo quasi alla fine del livello. Se non continuassi a cadere, Perino si fosse portato i pantaloni che gli permettono di non saltare sulla lava.
mi permettono di saltare sulla lava senza farsi niente. Appena tocca la lava per un pixel, Paperino urla. Che veloce! Battaglia alla morte. Sono quarto. E vola alla velocità della luce sopra sulla luna. Sulla luna. Sì, sulla luna. E poi si muore perché non c'è ossigeno. Ma molto probabilmente sbatterà contro il tetto del tempio che sta attraversando, manco fosse Indiana Jones. Ecco, musica a tema, io sto vincendo per il rutto della cuffia. C'è gente che... Ed è accaduto un'altra volta. Perfetto. Sono caduto. Okay, ora andiamo in un altro mondo dove ci aspettano nuove avventure. Patabim, patabum, patapan. Ma che sto dicendo? Si spera un sacco di cose intelligenti. Mi sa che la tua speranza è stata delusa. Allora, okay. Qui siamo a Valico Polare, dove facciamo un'altra sfida del gettone verde. Ah, tra l'altro dovremmo vedere se c'è l'orso polare all'inizio. Hai presente dove praticamente? Sì, c'è quello l'orso rinchiuso nel ghiaccio. Che dicono che sia Terminorso. Eccolo là, c'è. L'orso abbraccia tutti. Sì. L'orso. Bene, meno male. Il ritorno di quello schifoso di Colorado. Oddio. L'orso abbraccia tutti. No. Ora sto urlando a cacchio. I miei si staranno sicuramente inquietando e vado in No! Ma che cacchio, ho bucato di nuovo il gioco! Che succede? Ho bucato la pista. Per un attimo è sparita la pista. Sono finito giù. Ragazzi, ho finito il livello. Io invece no. Oh, davvero? Sì. Vabbè, sprechiamoli questi 2 minuti a parlare di che cosa? Di Knack, siete presenti? Knack, sì. Forse uno dei pochi giochi della PlayStation 4 che è definito fanno... l'erede di Crash. Sì, perché è definito io spero davvero che questo platform per la PS4 possa davvero essere buono, cioè possa essere di gran lunga simile a Crash Bandicoot. Spero cioè, che sia anche non come struttura di livelli, ma come spirito, difficoltà di gioco, come difficoltà di gioco e di spirito, ecco. Anche se è totalmente un altro mondo, però sì. Insomma, invece ho sentito dire che Naughty Dog ha confermato il gioco che farà per PlayStation 4. Sembra che sarà un gioco di fantascienza. Voi come la pensate? Oh, un gioco di fantascienza? Sì. La Naughty Dog? Sì. Beh, dipende se sarà come Fuse, ad esempio. Beh, abbiamo... Forse potrebbe... Allora, Andy Gavin ha fatto storie di fantascienza, anche non solo di fantasy, ma anche di fantascienza, quindi penso possa venire fuori qualcosa di strano, cioè buono. Poi stiamo parlando di Naughty Dog. Loro se la cavano bene anche con gli sparatutto. Non è una garanzia, insomma. Sì, non è una garanzia. Non è una garanzia, ma è qualcosa. Sicuramente sarà meglio di Mass Effect. Penso,
A me Mass Effect mi ha fatto addormentare per il poco che ci ho giocato. Io non l'ho provato, per cui non posso esprimermi. Nemmeno io. Vabbè ragazzi, molti non saranno d'accordo, forse devo giocarlo di più e forse hanno ragione. E vinco con la rotazione incredibile di Crash. Va bene, quindi... allora, aspetta, questa... aspetta, io non ho ancora finito. Ah, non hai ancora finito? Vabbè, puoi chiudere la parte, dai, te lo concedo. Intanto... tu devi finire la parte, eh? Io sto aspettando te. Quasi quasi faccio un altro livello. Sì, fai un altro livello, non perdere tempo. Appresso a me. Ok, lanzo nebbioso dei nipotini. Ah, sono tutti insieme, non è che potevamo metterci un altro personaggio, che so, Paperoga. C'è Paperoga, come cacchio si chiama quello? No. No. Gastone. No. Gastone c'è nel gioco ed è andato prima lui a recuperare Paperina. Non dovremmo salvare anche lui, tipo, no? No, no, poi lui tornerà con la gamba ingessata, ve lo dico già da adesso così. Spoiler! Non è che sia sto grande. A tutto spiano, bro. Non è che sia sto grande colpo di scena. Però. Ci sono delle versioni taroccate, made in China, fatte, cioè, di Paperino, che si muovono sopra e sotto. Torniamo indietro a prendere il giocattolo. Un po' come il robot Quark di Ratchet & Clank 3. Il robot Quark? Poi vedrai. Saranno... proprio li odierai con tutto il cuore. Appena li vedrai. No. Ok. Mi devo fidare sulla tua parola. E beh. Allora, ricordo di averlo odiato questo livello. Non so perché adesso mi sta sembrando tutta questa grande facilità di gioco. No. Sembra tutto più difficile. Stesso dicasi per vari giochi tipo Crash. Mannaia alla morte. Questo livello CCR dovrebbe stesso. Essere... Questo livello dovrebbe essere facile. Invece io sto cadendo giù. In realtà non è facile. Però... Ok, preso. Le parole magiche. Cioè, guardate queste versioni tra occhi. Che proprio... Sono... Sono palesi copiatori di Paperino, manco fossero la... Che so... Avete... Ah, ecco! I giocattoli che c'erano nel gioco di Chicken Little. C'erano le versioni del pollo protagonista, cioè che avevano fatto su di lui. E ripetono in continuazione: il cielo sta cadendo molto velocemente fino a quando non esplodono. E mannaia la morte, sto morendo mille volte su questo corridoio verticale. Allora, calmo. Io sto gareggiando uno schifo, però qua il tempo dello zaffiro è 3 minuti, quindi immaginiamoci il platino. Prenditela comoda. Ok. Mi dispiacerebbe prendere più casse del tempo possibile, però se mi danno il platino sono già contento così. L'unica cosa che resta difficile anche a distanza d'anni è la scorciatoia su pista cloaca. Almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Difficili. Tipo quella di Piramide Papu che... taglia un sacco il livello. Quella là è... Serve quella buggata. La buggata.
Perché Pac? Ce n'è una buggata che ti fa. Ah, ecco, vede, guardate, guardate. Ce n'è una che è buggata, ti fa saltare un sacco di tempo. Guardatela! Ha solo il vestitino più il vestitino da marinaio più scuro di quello di Paperino. Il fiocchetto rosso più gigante della sua testa. Ma è tarocco. Veramente. Eh sì, quello tarocco. Cioè, nulla in confronto alla versione originale. Ok. Ma allora stai giocando una versione tarocco. Ma no. Questo è il solo e vero e unico Paperino Operazione Papero del... E si capisce anche dalla sua difficoltà. No! Perché sto facendo schifo? Dai, prendilo. Ecco. Ok, completiamo questo livello. Andiamo alla fine di questo livello. Dov'è? No, devo No, basta. Ricomincio. Valico Polaro. Perché io non sono mai soddisfatto di quello che faccio. Ok, presa una cassa da due. Ok, ho preso la sfera d'energia di questo livello. Se l'avessi saltata avrei dovuto ricominciare il livello tutto da capo fino a quando non l'avrei ritrovata in un posto demente. Ma com'è che la cassa da due là si scompare nel muro? Ma che veniva dal muro? Ecco, il ritorno dei vecchi fantasmi. Quindi, qui c'è la fine del livello. Oh, sì. Sei riuscito già a finire il livello? Sì, perché? Io sono ancora qui. No. E dire che Valico Polare è la più facile. Esatto, della beta. Però io non sono mai soddisfatto e voglio farlo bene. Esatto. E quindi ricomincio ogni volta. Sono pignolo. Mi sembra giusto. Perché se volessi fare le cose a cacchio, potrei prendere il platino subito. Forse. Ok. Certo che è un casino ricordarsi la posizione di tutte le scatole. Vabbè. Qui la cosa qui. Manca l'ultimo livello del quarto mondo. Vorrei che venisse una parte troppo lunga pure questa, quindi direi di salvare e di chiudere qui la parte. Crash. Ok. Tu chiudiamo la parte là. Do il mio Crash, permesso di chiudere la palla. La palla. Di palla! Palla! Di palla! Ok. Possiamo chiudere la parte tua. In bellezza proprio. Quindi, spero che questa vi sia piaciuta. Arrivederci popolo di internet. Il mio nome è CosmoCon. Qui con me c'erano Crash Stefano, che sta ancora giocando a Crash Team Racing, e Crash Reject 008. Arrivederci popolo di internet. Ci si vede, si spera, credo, ad un prossimo esilarante video di Paperino Operazione Papera. Okay. Ora io lo finisco e basta questo. Prendo il platino e me ne vado a prendere gli altri gettoni, porca vacca. Ecco, ci vuole la gemma porca vacca per questo. Una gemma speciale che si ottiene solo giocando con Crash Stefano. Beh, magari facessero una
un trofeo solo per... Ecco, potevo anche prendermela più comoda. 2 minuti 32 33 ho preso il platino. Buono. Ok. Con quante casse? 31. Wow. Io con 7 casse l'ho presa nell'altro video. Vabbè. Vabbè. Anche lì molto comode comunque. Mm-hmm. Sì. Allora, di reliquie prendo solo questa per ora. Poi prenderemo le altre, come quelle del quarto mondo, eccetera. Intanto vado a prendere il gettone nel quarto mondo e poi torno a fare sì, insomma, avete capito, mannaggia. Bene, vado a Rocca Cortex e poi prendo la gemma verde. CTR challenge e non laggare. Ok, buono, ci siamo. No, dimentico, mancato la R. E si comincia. I suoi altri due giri ci sono. Beh, so esploso, non so come. Deve essere una TNT di qualcuno che mi ha colpito. Allora, la C. Allora, sto diventando pazzo isterico. Facciamo un elogio alla follia. Follia! Sono andato al cesso mentre cucinavo bistecche. E sarebbe? Continuate voi? Non c'è la lettera! Un elogio alla... Non c'è la lettera! Dov'è la lettera? Non c'è la lettera! Dov'è Hanno la messo lettera? Qui la lettera! Ma aspetta, nella scorciatoia di Rocca Cortex non c'era la lettera. Non ricordo. No, purtroppo. Neanch'io ricordo bene. Forse no. Sicuro? Io mi ricordo che dovevo prendere quella scorciatoia che era tanto importante. Tanta. Vabbè, devi provare ad andare però da entrambi i lati della scorciatoia. Non ho della scorciatoia, della strada proprio, perché all'inizio, dopo il ragno, ci sono i due lati, quindi... Sì, ma... Adesso ho tutte c'è le lettere. Il bivio c'è. Adesso io ho tutte le lettere e devo pensare a finire il livello. Va bene. Ora non mi ricordo bene com'era la versione originale, se la lettera era sulla scorciatoia o più avanti, come nella beta. Fatto sta che io ricordo così. Cioè alla cacchio, no? Ho preso il ragno. Ma a proposito, i ragni sono uguali nella beta? Cioè, dico, secondo te ci sono differenze sui ragni tra la beta e... Perché a me non... Ma sai, finoterebbe. Come? Finoterebbe, se ce ne fossero. Giusto. Io però non li guardo i ragni perché mi fanno schifo. Allora, nel play di del mio let's play di Spider Dragon 2 sono rimasto ad un punto in cui non so qual è il primo mondo che dovrei affrontare nel secondo. Sì, i livelli si possono mondo. Come si potrei... Tu mi hai così liberamente. Sì, avevo detto porto. Tu mi avevi consigliato porto brezza. Porco brezza. Sì, porco brezza. Orgoglio crescitefagnano.